tutta la farina che mi serve per fare un pane in una ciotola. Ho le prove, adesso ve la faccio vedere. Ok. L'ho lasciata con tutta l'acqua, tutta l'acqua prevista in ricetta, è un 75% di idratazione. Voglio fare il pane, però poi ho deciso che farò un pane e due palettine da 500 grammi, quindi con la stessa ricetta farò sia il pane che le palettine. Vediamo quella che mi viene più brutta. Ora faccio partire a bassissima velocità, ma comunque già direi che ha già una buona struttura perché si è formato naturalmente. Vado ad inserire la pâme, la pasta madre, bella madre. Oh, la mia amica siciliana che ogni tanto me lo dice, bella madre, non so in che senso me lo dica, comunque non per la pasta madre, e adoro dirlo anch'io. Ok, vedete che insomma non siamo lontani. Io alzerei un po', sarei tentata anche di aggiungere un altro po' di acqua, a dire il vero, perché se la ciuccerebbe, però devo dire che a me il 75% di idratazione è un'idratazione che piace, non mi piacciono troppo estreme né nella pizza né nel pane. Qui ho usato una tipo 1 debole, una integrale piuttosto forte perché è la Uniqua rossa, e ho usato una 3,20 credo, sì, una 3,20. Adesso alzo un altro po', poi metto il sale e direi che ci siamo. Lasciamo andare almeno un 4-5 minuti, Va bene. A posdomani per il pane. Ciao! Aha. Impasto unico per pala e pane. Volume a palla, via! Direi che ci siamo. Ciao. Allora, rieccomi. Volevo farvi vedere che sto facendo il pane e la pala, come vi ho detto. Ho tirato fuori le due pale da 510 grammi qua,
Sì, il conto era quello, che cacchio. E qui ho lasciato sugli 8 etti e qualcosa il pane, sono 8,30, 8,40. Adesso, perché l'ho lasciato lì? Non perché sono scema, quello anche, però, perché io ho comprato questo all'Aldi. Adesso, ce ne voglio buttare dentro così un po' a... Ecco, forse anche un po' troppo, vabbè, fa stessa. Avrei potuto inserirli a mano, ma io sono una pelandrona, mi rompo le palle, le lottole. Eccoci. Vediamo, io non amo la pizza con la pasta madre, sono sincera, perché non mi dà... Però ce l'ho bello tirato a cilindro, cilindro nel senso non l'ho cilindrato, no. Nel senso che noi si dice tirato cilindro, nel senso che è bello gasato perché devo fare i panetù. E allora voglio vedere cosa... come risulta, insomma. Vediamo di non andare a fare dei danni, che mi si spacca giù tutto. Direi che gessemo. Gessemo, benissimo. Adesso andiamo a sbattere sul tavolo. Ciao belli!